Senti, nessuno canta, mo? Mo si sente cantare qualche cellita, qualche... Non si sente più nessuno. Di terra che non era coltivato, adesso vedi tutti i boschi, allora tutto grano, gran turco, ortaggi, fagioli, tutto. Poi c'erano parecchie persone, stavano... I fossi si pigliava il rucco d'acqua. Quante persone ci vede stare già lì? Quante famiglie? Era 15. De famiglie? Ma ogni famiglia... Ma era piene le case, Alla mattina ti alzavi, prendevi, non so, un bidente, lo conoscete? Sì. Una zappa, una cosa per lavorare la terra. Io facevo il bifolco con le vacche, prendevo la perticara con le vacche, aravo. Facevamo il raiuto, oggi da me, domani da te, dopo domani da là, esse quando si metteva. Quello era 15-20 giorni, un giorno per Pasqua. Grano e granducco, questo è fondamentale come scorta di una famiglia rurale. Mi ricordo io da bambino che quando mietevano il grano era una festa, ci si aiutava a vicenda. In cambio adesso si metteva patate, foraggi, grano, granducco. La trebbiatura, poi c'era 15 giorni di mettitura. Poi si carriava il grano, poi si trebbiava, si faceva le mais d'agosto che le vacche, quindi dopo ho fatto i trattori, si facevano i trattori. La vita del contadino. Ecco, ci prendiamo i pomodori, i poporumi, le anzane, i fagioli, tutta questa roba. Se la pomme ne avremo in terra, lo prendiamo la roba, io mi immaginavo, facciamo un po', e siamo arrangiati per campare. La pomme ne ha sempre fatica, però ho lavorato, sempre lavorato. La vigna, mettiamo l'uva, facciamo un vino. Si campava con la campagna. Si raccoglieva la roba, si raccoglieva. E dovevamo da lavorare per noi. Non è che tu lavorivi per te, come mo lavoro per te, e per il padrone. Però era bellissimo perché la campagna era... Mo vedi, in un momento si brucia tutto. Non ci sta più in stagione. Non ci sta più, la campagna non la sente più nessuna perché la gente se ne va a lavorare, se ne va in città, abbandona tutto e dopo... Il fieno, a me dal fieno a pulire il grano, a raccogliere le castagne, avevamo aggiornata pure. Si raccoglie tanta roba, patate, fagioli, tutto lo di fagioli, patate, polenta, e solo quello. Cioè, i fagioli stava sempre, la pigna di fagioli sempre vicino al fuoco. Per riportare il grano qua. Il grano tutto a spalle. Tutto a spalle. E dovevano fare, mica dice tu. Oddio, io non sono un lato 50 pure, metri, però, chilometri. Perché mettevano il grano sulla ravecchia, là, sotto a pastina.
dappertutto. Arrivare qua con un pisangolle era tanto, eh. Perciò la gente campava 40-50 anni e poi sono morito. Mo' arrivo 80-90. Se mi lavorate, no, no, tanto troppo. Troppo lavoro. C'avevo 18-19-20 anni, sì, no. Alla notte, quando dava la luna, prendevo un'accetta e una corda, andavo là al bosco, mi facevo un fascio di legno e me ne andavo a vendere qua giù a Ponte Paoletti. E poi le volte manco ci pagava. Tu capisci, da notte portava 100 kg, 120 kg, io capo, manco ti pagava. E la vita è stata un po' sciupata, un po'... E non potevamo andare a spasso, si doveva lavorare notte e giorno. È passato. E col passare è venuto un po' un migliore. Con lavorare fino a qua, alla sera la stanchezza, già mangiamo e ci mettiamo a letto. Che botaccia, con quattro figlie, sono venuta a trabalare, lavorare sempre più lavoro, e non potevo manco cambiare niente, perché si cambiava solo la campagna. Se andavo a ferro che la terra, mettevo un piezo di ferro, a finire era annerto e cucinta. Gli mettevo una cacciata di terra rossa su cima, poi mettevo sotto la foggia, là andava lì parata di carbone. Scala, abbiava a fondo il ferro, devi stare attento a non farlo oltrepassare perché se no si cascava, devi cacciarli sul momento preciso per saldarlo. Mi mettevo la terra su cima per non farlo scappare, gli facevo la scoria. Lì per saldare una umera di porticare di quell'epoca, da zive la mattina ai 5 e 8 ancora non si è finita, tutte in piedi terra. Mucchi di fogliame stipato in un cassetto, il loro unico contesto. Mutamento involontario dell'umore, del timore di rapida disfatta. Questa lavorava in campagna, c'avevamo i bovi, c'avevamo i maiali, c'avevamo le pecore. Coniglio, insomma, tutti quelli che allora si lavorava veramente. Tenevamo un paio di mangi, tenevamo 5-6 pecore. E così con un po' di bestiame andava avanti, perché sennò che facevo? Sì, c'era pascolare le pecore, tutto facevamo. Voglio parlare che le fiere di una volta si andava a piedi. Che avevi per esempio una pecora, un grascatolo, un vitello, un gioco, potevamo la corda e si andava là. Il vitello ci pigliava la mamma. Se ne si faceva a mano, si attaccava sul cuore della mamma, si è accompagnato, si andava a Benarotta, a piedi. Se si vendeva andava bene, se non si vendeva tu riportivo a casa. Prima veniva fatta 4 volte all'anno, poi una volta al mese, l'11 del mese. Come ha messo ogni 8 giorni e come stava sul tempo. A Benarotta allora si faceva fiera, qua su Rocca Friò, sempre l'11 qua su Rocca Friò, Benarotta il 27. E questo mi ricordo, vedi, che ieri ero compleanno da figli, ma no, mi chiamò. Allora sti vitelli si portava alla fiera, faceva se serviva, si levava, si faceva l'utorello, si levava, la femmina si vendeva. Io ci veniva, una volta ci siamo portati una pecora, quindi. Poi non si sono portato più niente. Tu la compravi e la vendevo, no? E allora quello che la doveva compra, dai, cioè, era sempre lì 10 lire, 15 lire, perché allora si trattava a lire. Allora arrivava uno apposta, gli dicevamo un cucciò, e ti facevi mettere d'accordo, no? Su, dai, metti, dava la malla, e via, stucca là, si stuccava il prezzo. Ma giusto per ne riportarla a casa. A comunanza c'erano quelli che falava la lana, dopo non ci sta più. Allora sta lana si portava là, te ne dava le pezze, tivi le balle della lana. Le pecore si lavava prima in un fiume, poi si carusava, dopo asciutte, dopo 3-4 giorni che si era asciuccate, poi si portava sta lana a consegnare. E loro ti ridava le fecce della lana. E noi quando eravamo bambini, capace ti portava io a fiera per comprare una gelata da 10 lire. Allora noi, anche stivo scomodo, lontano,
Però per le piccole gelate da 10 lire ci eravamo contenti, no? Contatto magari con gli animali crea affettività verso l'animale. Una volta che io gli proposi di rinnovare, dice, mo compriamo delle agnelle e vendiamo le pecore vecchie. No, ma dopo gli rimette lo stesso nome. Ma non è la stessa animale. È un uomo viola, fiorella, questo nome è bello. Bicia, quando vedi chiama che ne capisci, quando non capisci più che ne capisci. Va a mangiare, giù, faccia mangiare, bella. Quando cammina parla tutta signorina. No. A talora partita il 7, più 9 siete qui. Tutta la fila dov'è? Io? Va bene. Tutto ciò in cui spero avverrà quando il volo maldestro terminerà. Sì, questo è stato aperto nel 1629. Poi dopo, nel corso degli anni, verso la metà del 500 fu un po' ampliato, le macine erano piccoline, fatte con le pietre locali, quelle di tufo, però questa era una pietra piuttosto friabile e tenera, gli si rovinava, le doveva ravvivare spesso, insomma gli creava problemi. Allora si cominciarono a portare qua in Italia le pietre della Maiella. So per certo, me lo diceva Don Adalberto, che questo tipo di macine, di moline, furono introdotte qui nella vallata dai Benedettini, che loro già avevano copiato questi sistemi là in Francia, erano funzionanti e li rimisero lì in maniera piuttosto semplice, però efficace. A Molino costruirono pure il ponte per dare la viabilità a quest'altro versante, che qua ci venivano a macinare da Osoli, Pescolla, Gelli, Pesaturo, Fastina, Scalelle, tutti questi paesi che stanno nell'altro versante. Specialmente per la pulenda, che io facevo tanta buona pulenda, non si sa dove venire, stranieri che non li ha visto mai. Da casa del diavolo ne veniva d'andare. I paesi erano popolati. Io godo su un bolino d'acqua, su anche sotto l'arena, anche qui. E qui si macinava di media 15-18 ore al giorno. 24 su 24, erano tanto. Ma prima facevo sci, la tenera, facevo pane a gente, e ma ce n'era tante, capite? Perché in casa si faceva il pane, invece poi... Con questo si regolava, tu ruotavi questo qui, lì c'era un piccolo ingranaggio, con una vite. Secondo di come lo ruotavi, alzava o abbassava la sella sinistra della molina, mandava più o meno acqua, fino a quando la lancetta del voltametro si fermava su 160, che era la differenza di potenziale massimo che si poteva produrre. Le macine per fare la farina sottile dovevano essere avvivate ogni 15 giorni, c'avevano un martello di acciaio, lì in ginocchio, lì faceva una spina di pesce, tutti questi taglietti per separare la cuticola del grano dalla farina, insomma. Se ne trovi qualcuno, la caratteristica dei mugnai sai qual è? Che ha le falange tutte annerite, perché quando quelli usavano questo scalpello per ravvivare le macine, spesso si scheggiavano le pietre e si incastravano sulla punta delle falange. Per creare il mugnaio prendeva poi le concorrenze. 3 kg, 4 kg, 2 kg, 3 kg, e quando alla fine non ne prendeva niente. Un paese caratteristico perché oltre al mulino, che era un'attrattiva, era un bacino di utenza enorme qui, perché venivano qua, dove andavano se non macinare il grano? C'era il fabbro, la mamma gestiva questa piccola osteria, a fianco c'era da locali, osteria, che vendevano? Le gazzose, quelle della Meletti con la pallina quella di vetro. Che per noi quando si rompeva una bottiglia era una felicità enorme, quelle si usavano per giocare con le palline, facevamo i circuiti per terra, si è rotta la bottiglia tutti a cercare a correre, metà la pallina, metà la pallina, perché chi te li dava? Non si vendevano come adesso nei bancarelli, nei mercati.
lunghe fosse un po' più a valle, dove l'acqua magari, l'acqua di scolatura, perché sorgenti ce n'è una giù, si chiama Fonte Scura. A prendere l'acqua giù dentro un pozzo, giù una conca, poi andava i panni, giù dentro il fiume qua io... A lavare coi pezzi del sapone. Il sapone fatto in casa? Quello fatto in casa, se ci stava, se no, quello che tenevi bisogna che gli davi. Riportivi qua i panni, sognavo di fare un'altra volta per accendere il fuoco col caldaio, una tina di legno, e se si doveva aggiustare i panni dentro a quella tina, grossa come su tavoli, da rotonda, un buco. Alla mattina facevo uscire l'acqua e rimaneva asciutti i panni, li ritrivi fuori e ripartivano andavo dall'aerofosso. Capite? Insomma, a schiarare. Mattina grande. C'era un tino. E dopo c'era un caldaio. Un caldaio d'acqua, si faceva bollire, quando bolliva si andava sopra a sti panni. Alla mattina era. La cenere del fuoco bollente e acqua bollente, la mettevi sopra un telo, sotto i panni su un telo, che la cenere che si riposava in quelle panne che stava sopra alle lenzuola, asciugatoi, quello che ci stava. E poi finito la trebbiatura, l'aia diventava la sala da ballo e lì si ballava. E ricordavamo le belle pasta asciutte a ragù di una volta, carne, ossa, eccetera, polli, carne miste, e quella pasta che rifrollava di sugo, e noi ce la sognavamo pure là. Dopo la sera si riuniva tutto quanto e si faceva un po' di festa. Mi piaceva ballare. C'era la stanchezza, non la sentiva fare. Ballare si ballava. Ballare dove si ballava. Vabbè. Fra tutte le struscia e struscia. Era una cosa fratellare, come fratelli. Per esempio ballevamo, ci divertevamo, ma senza, capito? Senza malignità. E ce lo vorrebbe l'uomo, se la vorrebbe l'uomo, se la prima. Ma gli riesce cantie. E se ti partire si canta i ragazzi insieme. È che è una casa sola, ma quando stai un paese è una cosa. Mi chiamo, ecco, non viene niente, ma anche il cinghizio si vede. Che tipo che scappa? Vagina, porca, mangiucco, sardarelle, essa. Sabato nove, la domenica, era sabato sera, la domenica, quando indovinava una festa, si ballava. Quando si andava per queste feste, per esempio a Scalelle, a Pastena, insomma, allora ci andavamo e si ballava, che facevamo? Niente. Dopo, accompagnato con quella, con suono dell'organetto, e si suonava, si cantava, e si ballava fino a mezzanotte, sempre dentro il paese, perché le macchine non c'erano. Ah, ci sta che si ballava, ci stava la famiglia di prima, era tutti i sede. Stava a gioventù, stavi tre, quattro signorine, allora. Si chiamava un po' delle persone, no? Ragazze, là era tutta mucchia abbagliata. Ma non può ballare più, io ballerò pure, ma quindi non può ballare perché posso la panza rossa, posso non so io la cucina. Mi inviccia. Quelle ragazze, giovani, non ci girava.
Sardarello, la porca, Mazzucca, anche il mutato, tutti, tu, i balli tutti. Se non mettavamo insieme uno con l'altro, ma se non mi dà più nessuno. Ma che ci stavo mangiando, ci stavo tutto, non mi dà più nessuno. Sempre per le case, cioè. E quando stavamo a carriare a Breccia, sai io, sotto a Brandelo, che? Allora ci mettevamo a ballare a mezza strada, stava quelli che stanavano e ballavamo a mezza strada. C'era anche chi cantava. Bella vita, magari se avevamo tanta e lavora tanto, ma non è bella. Qui c'era due si ballavano, una casa qua e una di là. Io ballavo Sardarelle, mi mettia le mani ai fianchi, dagli che girava. Molinaro, pimpomba, per favore Rosina dammela, per carità. Io tengo sei fratelli, con gli occhi bianchi e neri, io tengo sei fratelli, ti ammazzeranno. Nelle pigne o di goccia o di rame, ci metteva patate, tutto a crudo, patate, sedano parecchio, fagioli, e si metteva tutto lì e ci faceva un battutino di lardo di maiale. Se c'era il lardo di prosciutto, ancora più saporito. Poi metteva nella pigna vicino al fuoco. Le donne facevano pure le faccende, quella ne si bruciava. Era una minestra squisita. Facevamo la polenta, ci mettevamo i fagioli. Ma facciamo, quella era la carne, no? Piglia la farina, e poi allora mica ci mettia l'uovo, ci mettevamo l'acqua e facevamo la massa. E poi stennavamo con i macaroni fatti in casa. Poi dopo tagliavamo, no? E chi era i tagli lì, io puramente facevi i quattrucci. Le cagiole sono le castagne lesse, che vengono prima spellate dalla pelle dura, perché se li cuoci con tutta la pelle dura si chiama cucciolù. Se gli togli la pelle e li cuoci così, quelle sono caciole. Oggi magari con le castagne si fa parecchie cose, ma ieri no, ieri si faceva solo caciole. Spicchiavi prima, no? Si spicchiava con le cortelle, con veramente chi ci aveva detto buone, si metteva a cuocere la pentola, si metteva il sale. E poi dopo si mettevano su uno schifo di legni e mangiavano. Ma metti, quando bolliva le casole si tagliava le patate sul mezzo. Chi ci veniva a mettere? E tutti ce le mettevano. Su casa papà ci poi si mangiava casole e patate. Fa un mucchio di farina sopra una spianatura. Poi si prende un uovo e un co d'acqua, al batti e fa cascare un co a volta sopra la farina. E comincia a fare io così, vede tutte pallettelle, viene tutte... E poi metti a bollire i mestichi, e poi metti su piatto e ti mangi. I frascarelli. I frascarelli. E fa venire il latte chi leva i bambini. Sempre le patate cotte in cima alla brace, le patate, le pomodoro a pezzetti con i peperoni. E forse io come era in gita le cosette pure non mi gustavano. Quando si tagliava un prosciutto, io racconto però. Sì, un prosciutto ci stava, ci tanti prosciutti, ci davamo le lode, salate. Beh, tu iva a mangiare le pecore a sera, poi dopo ci arriva al mattino e poi dopo metteva il quaglio. E poi dopo quando era fermato gli arriva una girata, mastichiva e poi dopo faceva la fermetta. Questo sta vingo, questo è un più annesso, un più vivo, ora veniva qua e poi qua arrivava su. E dopo taglio finiva insomma cosa. Mi pregavo di questo sfondo. Dopo spattivi i canne, capace che una canna è netta così, si faceva sei pacche, tre ogni a spacchi su mezzo e poi faceva tre. Perché se non era tanto rosso dopo te si rompe, invece quando la cesta misura si piega la canna. Questo io portavo l'età, ma poi tu mettevi in spalle e portavi le terre. Allora, il carboso va, tu tagli la legna, la fai un metro e dieci, no? E poi dopo si spezza, perché la piazza è sotto, ci metti così, uguale, su mezzo. Oppure ci fai la casetta che l'ho fatta così, la gabbietta,
no? No, mettendo stufare poi gli mette 4 pezzi a turno grossi. Quindi la piazza viene fatta questo accumulo di legna, cono, poi la prima fila in fondo si mette le pietre che serve per dare aria all'interno della carbonaia, e sopra si mette delle zolle di terra che noi chiamiamo cozze. Quando era finito a rivestire questa legna, tirava il fuoco. Il fuoco da sopra andava sotto. Quando questo si era infuocato, chiudevi il buco e gli facevi intorno i buchi, tanti foratelli. Che da qualche parte il fuoco non sempre circola intorno pari, magari da una parte viene fuori contro le cozze, viene fuori contro la terra. Allora lì si abbassa. Quindi lì bisogna scoprire, rimettere dentro della legna il cosiddetto rabbocco, poi si ricopre tutto e si seguita a fare ardire, fino a quando il fuoco da sopra deve ritornare sotto e si deve vedere il fuoco, si deve vedere il fuoco dalle fessure delle pietre, deve vedere il fuoco che è arrivato a terra. In quel caso la piazza, il carbone è arrivato, c'è il carbone dentro. Una volta fatto questo, si chiude tutto, si toglie le pietre, si comincia a togliere le zolle di terra, no, mano a mano, si comincia a tirare fuori anche un po' di carbone, di modo che si seguita a ricoprire. Si va avanti piano piano e si ricopre nello stesso tempo. Una volta fatto questo, si chiama smonnatura. La piaga dell'Italia era l'analfabetismo e il semianalfabetismo. Fu introdotto, per esempio, un'iniziativa culturale che tendeva al recupero, soprattutto della gente anziana, da questo punto di vista. Imparare da una parte a leggere e scrivere e dall'altra magari anche a prendere la licenza elementare. Poi, siccome c'erano parecchi analfabeti, con mettemmo le scuole sussidiate, no? A Bovecchia, una maestra a Bovecchia, un'altra, in tutte le frazioncine, per almeno insegnargli a fare la firma, vedevi manco riscuotere la pensione. La scuola itinerante, dico, io vado a fare scuola nelle singole frazioni, un giorno vado a Radicina, un giorno a San Giacomo, un giorno a Sassomaio, mi metto d'accordo con una famiglia e il punto di riferimento come raccolta degli alunni è quella famiglia. E se quel giorno faccio scuola solo a 4 persone non ha importanza, però almeno tutti nell'arco della settimana hanno avuto il loro giorno di scuola. L'aula era la casa di Pietro. Era una stanza, la stufa era di terracotta, la legna la dovevamo fare noi, ma i bambini erano più rispettosi, studiavano di più. Mi ricordo oggi c'era una difficoltà perché oggi non ci stavamo anche i soldi per comprare l'inghiostro, allora stava a Calamaico col pennino, no? Allora mettevamo i lacci, li tordi, la cola di rimbello, poi col ricavato li mandavamo a Giovanni su. E con ricavato comprava quaderni, inghiostro, pepe. Appena uscivano dalla scuola, ci andavo fuori con le pecore, ci andavo a aiutare il padre e la madre nei campi. Sono dalla scuola da 6 anni, l'ho fatta prima elementare. Non ho potuto passare a quella perché sono potuto in seconda, perché non ho capito che era 1+1, un anno di scuola. Perché vado a scuola, sta lì, a casa, subito in campagna a portare l'acqua o vino ai genitori, ai nonni, e loro stanno a fare l'erba. Beh, per loro erano più, era più, giusto, un riposo, si riposavano. Dunque, a Osoli erano, mi ricordo l'ultimo anno, 28 erano, perché venivano da Monestino, venivano da Bovecchio, là, Bovecchia, da Osoli, quelli di Osoli, più venivano da qua giù,
lunga la strada. Qua torrente nozze, qua la nozze. Quello dove lì? Perché prima la vostra c'era prima, seconda e terza, la quarta e la quinta la venivano a fare qua. Immagini, no. Venivano quelli da Monestino, no? C'era Ennio, la sorella e altri tre bambini, cinque bambini. Quando ci stava la neve, addirittura che nevicava, si arrenava là, se ne entrava, non potevano più venire avanti, loro dovevamo andare là, che li pagavano e portarli là. Ma venivano a scuola. Mia madre scrive male oggi agli esami, scrivi male, se no ti fa passare allora, non già usava a farle ripetere. Come mi ha detto, mamma, io sono fatta 9 anni, dice, capo non ti ricordo di niente, non ti ricordo. E la signora, ma come mai? Ha detto, si vede che la bambina oggi si è confusa con i forestieri, va a prendere tutti quei altri quaderni, i bagni stavano da nessuna parte, e mi ha fatto passare. Mamma, quando ma dice, ma perché ti sono detto scrivi male? Sono scritto male, ma mi ha fatto passare lo stesso. E allora la signora gli ha detto, ma tu mi fai passare questa porchina? Papà non stava in America, mamma non sapeva scrivere legge. Ma tu dice, mi hai fatto passare questa forchina, dice, questa non si ricorda di niente quando è grossa. Se davi una punizione a un bambino, una mortificazione, il genitore ti veniva a dire che avevi fatto poco, dovevi... Dai, preghi, Dio, stava pure gli scapezzati a chi dice, ma a me mi vorrebbe tutto. Non fece la scuola serale, però a Roma sono studiato un po', però dopo quando c'è una certa età non c'entra più, no? Mi ha pigliato la femmina, quando gli ha pigliato la femmina. Dopo, ho fatto quarta e quinta, l'ultima classe si chiamava allora, ultima classe, con una sera. Perché dovevi lavorare, no? Dopo le scuole, piano piano la popolazione se n'è andata. E mi sono rimasti al capoluogo. Tu dovevi dagli nascoli? Dovevi dagli nascoli, prima di quando che mi ricordo, ai nascoli passava i cavalli, gli si dice la pariglia, partiva di Monte Galle, sei cavalli. Noi andavamo fuori di pecora, come fosse passato io, gli stava fuori qua su. Passavo sti cavalli, ma tu, se tu fossi sentito quando era belle, facci tronco, ma tutto, perché sei, sti cavalli, e sì, no, tre per tre, quindi la carrozza, e pigliava la gente strada facendo. Una strada passa qua, ci passa ancora, è comunale, questa che va a finire a Pastina. A Pastina addirittura, a piedi o a cavallo, muli, asini, eccetera. La prima strada che stava fatta su è stata Gelli. A Colleano una nuova strada. No, questa è la prima strada. Era un pezzo di legno acceso, no? Acceso, diciamo che praticamente serviva nelle notti buie soprattutto, perché si stava là, più o meno si poteva anche camminare. Ma quando era oscuro, magari con questo pezzo di legno acceso, si muoveva un po', si faceva un po' di luce e si riusciva comunque a trovare un po' il percorso, a camminare, insomma. Può darsi pure che arriva tutto qua su. A come va un come va un può darsi pure che se ne sappia in terra. Bella non è. Se tu carina nomi, dai la mano. Se tu carina nomi.
stava prima, non c'era, non c'era niente. La luce non c'era. La luce non ci stava. L'acqua non c'era, non c'era niente. Si faceva fare, oh, quando era... E non trovi più niente. Stava una volta, a tempo di prima, una rotta, un brigante. 20 anni nel Nord America. Ma sono nato qui. A me la campagna mi è sempre piaciuta, ma la terra è troppo bassa. Le zone io ho passato panno panno, non ci stava un panno, non ci ho messo a rambire. Ci stava io che sennavo. Stiamo che sono, che stava, con quella un po' di baratto, l'elettricità, tutte le battute. Se ne va piano piano e ci racconta delle cose passate, l'indane, dell'uliette suo e de nasponda, de che l'acqua bella e chiara, degli stagioni, primavere, tutta la vita sua d'oggi è amara, lunga de secole e d'annendiere. È l'oc, sotto a vettore che nasce lo fluvio, scorre che una valle fa rumore, tra una pila, una rvodda e un cascatò. La solita musica sembra bella ci fa sentì, e dice da lo profondo, racconta de nu fosse, una fandanella, li bagni e de tutto lo mondo. Dell'immagine li pale, che girava e reggirava lì ma lì, gli tempi passati sempre uguale, la farina, l'urà, li frighi. Notte de fridde e fame nere, la lisceli e la vannare, carestie, guerre e deli sere, che li streghe e li lupa mannare. Quando la sera non ci stava niente da fare, si metteva vicino al fuoco, si raccontavano tutte le cosette un po' alla notte, le streghe. Contava, però non ci credeva. Mio padre mi ha detto, un uomo vero e niente. Manda che il Signore che vai bene, mi diceva. Ti crede a tutte. Qualcosa forse si vedeva pure, o era la fame, illucinazione, può darsi pure. Se ci credi, io ci credo a come. Perciò io ci credo tanto, tanto, tanto. No, magari si raccontava che magari sui crocevia delle strade, magari lì c'era la possibilità di incontrare qualcosa. Qua c'è buzzo di petrolio, ecco, c'è passato qualcosa, insomma, capito? Allora c'è stato sicuramente i streghi. Era l'ignoranza del popolo. Lo so detto prima, il 90% era analfabeta, immagina un po'. Le streghe, le fate. Una volta ci stavano i streghi. Ma dove stavano? Sì, ma avanti, era lì femmine brutte, li stregati tamponata. Ti raccontava che da tale parte, per esempio, si vedeva qualcosa, no? Per esempio, lo lupo mannario, insomma, sta roba, sta cosa qua. C'è stata la televisione, allora ti diceva sempre lì paura che ti faceva, spiegava, però tu ti impaurivo pure. Dopo ci dobbiamo dare a passaggi passivi, da paura. La moglie, la mamma di Chiglie, levava l'invidia. Avevo 15 anni e abitavo a comunanza, c'era una persona anziana che stava soli 100 anni e mi diceva sempre, prima di morire ti devo imbaracchio a togliere l'invidia. Allora gli faceva, ma che cavolo ci credi a questa invidia? Ti uscirà sempre buona, mi ha fatto quella lì. Però me l'ha imparata così, in pieno giorno, mi ha detto tutte le parole, quello che bisognava fare. Però io non la potevo imparare a nessuno, perché era la notte di Natale. Se no non vale più per me. Le persone ti pigliano lo stesso, quando ti senti stordite, non mi dia, no, vedo uno, ben vestito bene. C'è sta la media, ci sta, la media sta pure dentro casa. Ma ricordati che la media sta anche dentro casa. Un giorno mi ha tolto l'invidia, come mi toccava, io sentivo freddo e era un caldo da morire. Quando ce n'era tanta, tanta, tanta. Ci sarebbe andato a prendere i manzanieri, tenere i manzanieri con le corna, che si arava prima, si arava a mare, perché... Allora mi dice, oh, Caterio, dice, mo quando va su, chiama un po' d'argisa. Gli dico, vai qua io come se mi andate a prendere un manzo, che porta quello che gli serve. E dico, che sarà? Che sarà?
e mi affacciavo la cima per vedere un po' quelli che era curiosa, per vedere un po', no? Allora quella che un bicchiere levava a media e li mangia. Oh, chi gli si è messo a là? Davvero, sa? La credenza maggiore è quella dei cosiddetti mazzamarielli. Sì, mazzamarielli? Era il diavolo che stava dentro di casa. E dici i mazzamarielli perché si deve per gli scalaballi, per le case, gli scalaballi lì, ma non li vedi. Senti che cala nessuno dice, e non ci vedono. Praticamente nella nostra zona, qui sopra Scalelle c'è una vecchia costruzione, un castello praticamente, il castello Scalelle praticamente, e lì si parlava che quando si passava lì durante la notte, che a un certo punto, come passavi lì, non c'era tra il vento, no? Soffiava il vento, tirava, soffiava, qualcuno sentiva pure... No, i sassi mi arrivavano a me una volta, le notte. I sassi. Notte però, quando passavamo sotto il castello... Però a partire dal castello mi in giù, però non ci piava a noi. Ecco, se io e mia zia eravamo andati su Caica una notte, no? Passavamo lì sotto al castello e ti sentiva i pietre, però non ci piava. No, questa è proprio una casa dove la via da strada. Lei rompeva i piatti, lanciava tutti io per terra. Anzi, vicino alle case coloniche di una volta, addirittura ci poteva fare le chiese, una chiesola. Questi cazzo di mazzamarielli. Come mi metti a dormire, come a dormire? Perché non metti su l'uletto, su cima l'uletto, ti fai dire trr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 
No, sì, Mazza Maria è mamma mia. Asci, la sotto c'è un giorno, cioè stava con i parenti, no? Dice che la notte, chi tiene, dice che tiene l'inzola, gli levava l'inzola. Dice la notte, poi via, mi inizio a casa mia, me ne arrivo, perché, dice, sta com'è, sti mazzareggi, si sentiva la notte, dice, chi tiene, tiene l'inzola, ma invece non ci sta più mica, questo. L'episodio più che i mazzamareggi venivano temuti era proprio dai carbonari. La piazza prende il fuoco più da una parte che dall'altra e lì si può creare dei vuoti, la terra si sfonda, esce fuori le fiamme. Questi episodi viene dato la colpa al mazzamariello. Il lupo mannaro è quella, dice che è una malattia. L'uomo mannaro gli arriva una grande calloria che non può resistere, se deve buttare in acqua. Quella è una malattia di quelle grandi, no? Si cambiava di cosa dentro all'acqua, capito? Lui, capito? Quella è una malattia, come la sonnambula. Come la cosa viene uno che mi si conosce pure, arrivò come una ruzza che diceva una cosa e si buttò io forse. Si buttò dentro, che quindi andava dentro all'acqua da via da lì. E uno alla moglie gli diceva, perché questi quando diventa pelosi, diventa, che non capisci più niente, ti sbrama, capisci? Alla moglie gli diceva, c'aveva una gattarola lì al portone, grande, gli dice, io ti metto il ginocchio di sotto, se è peloso non mi aprire. Quella è una malattia. La pozza pigliare giù. Se stai a cosa corri io. Morrivo, ti brucio per strada. Difatti ce n'era parecchi e ci andava, i contadini e sta roba, prendeva sempre il terreno vicino all'acqua. Sempre una casa vicino all'acqua. Io avevo paura, io da notte per carità. La pandasema, dice, quella che t'attappa. La pandasema, quando dormivo qua, quando salia, sentia i coperti. Salia, come quando salia un atto, qualcosa. E che mi faceva rasparare, senza fiato, senza cuore, bocca, cosa succedeva. Poi tutto il momento, che schifo, come con le tue agnazioni ti dormono. Che schifo, ma non faceva tempo, sentivo rampagare, no, sal lì e poppato, che schifo. Chissà quanto
fatichivo per fatte. Ci stava quelli che gridava pure. Tante volte mamma dormiva qua sopra. La sentiva straniera perché non gli faceva sperare, non gli faceva. Diceva. Dice che andava a fasciatare, se si può stare da questo stomaco, insomma, di fare fiatare, te sai. I paesi, no? Un paese io fa amore, un paese è nadre. Allora sto nonno, passetto vicino a una fontana, si incontra un frutino. Stava a piangere in quella fontana che ci stava questi fontane, mentre in mezzo alla strada stava questi fontane vecchi, no? La fontana. Non fu a piagna, chi sarà la puttana la femmina che ti ha lasciato ecco. Dice, non fu chi, ci poteva avere annata, non ti chiava solo, non fu chi. Mi è venuta per l'acqua, e fu chi, gli è venuta a retta e gli ha lasciato ecco. E chi ha fatto con quello che ogni? Chi ha fatto con chi? Ma ora te lo porto là un paese, ma ora ti abbracci e te lo porto là a casa, no? Gli parlava però, quello fu chi era qui, tenere. Niente, non aveva paura. E sul braccetto ho messo un giaccio capritto. Ho messo un giaccio capritto. C'è un momento, e cammina, di loco sta a fondo, e gli aveva il paese, no? E gli aveva quando ci vanno gli... Oh, più sta più pesava, più sta più pesava. Ma qua una santa, che cazzo è? Più sta più... gli pesava. No, con gli immatiti, sempre vicino a strada, così. Ma mi dimmi dino, disse, cala un po' cocco, va. Mi fece, cala un po' tu. Pensi quando il diavolo. Il diavolo so. Io balle, io per una costa balle, fiamme e fuoco. Dice che il diavolo so, disse. Quelli che caccia con marito, me una volta, e visto veramente una signora camminata davanti a lui a notte. E poi dopo di botta, sta signora è scomparsa. Una strada che va alla chiesa e gli dice lo scarrafo, gli dice, ma ci stiamo una rotta, eh. E lui dice che ci si sentiva paura. Inge, tutti ci devi vista, tanta gente ci ha vista, ma ci deve essere vista chi ne stava in grazia di Dio, perché in grazia di Dio c'è stata sempre. No? Ma se sentiva, sì, ci dice che uno dice qua per dire qua, una ruota di là, ma quello era tutto il forno che pigliava la gente. Come mangiava poco. Bevi il luminaccio cotto, dice, so visto quello, ma dove dire? L'albero della vita praticamente riporta in sé il giorno della creazione, anche detto l'albero del sesto giorno. Ad ogni petalo corrisponde un giorno della creazione. Sta a significare praticamente l'opera del creato da parte di Dio e la sua insita perfezione. La rosa stella invece, che richiama lo stesso simbolo, ma come vedete inscritta anche questa in una figura geometrica, invece... porta in sé la regola aurea 1,618. La particolarità di questa pietra, secondo me, è il fatto che il simbolo della rosa stella, in questo caso, è inserito in un simbolo solare, ok? Come vedete qui sono chiaramente i raggi del sole. Dall'altra parte, invece, l'albero della vita potrebbe essere interpretato di contro come lunare. Questa religiosità pagana è sopravvissuta nelle nostre parti ed anche qui, ripeto, Santa Maria di Scalelle è una chiesa che presenta simbologie affini nella cultura popolare dei posti, dando origine a quella che negli Appennini era chiamata la Sibilla e con un'altra serie di figure mitologiche e arcane, quali le fate, i mazzamarelli, gli ignomi, che sono tutte situazioni, praticamente tutti spiriti, spiritelli come fauni e quant'altro, legati a questo culto della dea Sibilla e a questo culto oracolare, per così dire, di divinità, anch'esse legate alla Magna Mater, che avevano il compito di controllare lo svolgimento della natura e che avevano anche la possibilità di vaticinare e di creare, quindi... Di parlare al popolo sul futuro delle persone. Quest'ultima mi dava fastidio la sera quando andavo a dormire. Mi bruciava e mi veniva su un liquido chiaro come il fuoco. Ho sognato due donne, due suore. Un abito lungo, un fazzoletto che gli copriva tutte le spalle fino a qua. Si avvicina una, mi disse, mio Dio, quella Madonna,
la Madonna. Sì. E la nuova ha fatto la grazia. Oddio. Allora, ma sta vicina e mi disse Mitio, io sono la Madonna, ti ho fatto la grazia, vedrai che adesso il bruciore di stomaco non ti viene più. Io la ringraziai tutti, ed infatti il sogno si è avverato nella pura verità. Io questo bruciore di stomaco, quando vado a dormire, quest'acqua che brucia, non l'ho avuta più. Madonna mia, Madonna mia, ti pregherò sempre, giorno e notte, per tutte le aiute che tu a me mi hai fatto. Manna essa perché mi ci avevo piagne. Prigioniero non sono stato perché io stavo sul comando superiore delle forze armate, facevo l'attendente a un capitano, allora stavamo sempre 700-800 chilometri indietro, come si sapeva che avanzava il comando andava indietro. E su quello mi sono salvato, se no chissà come andava. Bombardamento navale, bombardamento aereo, la terra tremava sempre. Un po' avevamo il rifugio lì vicino, come si sentiva o un rumore oppure un avvertimento, subito là dentro. Ma quando uscivamo, vedevamo che le bombe erano fatte certe pozze che ci capava una casa io dentro. E non si poteva paragonare l'arma italiana con quelle americane. E ci stavano dei carri armati che era come una casa. In Egitto siamo stati di fronte al canale di Suez. Poi dopo 2 anni lì, siamo dite, ci ha portato in Palestina, siamo fatto 1 anno in Palestina. Quello è stato 1 anno per di più, perché già chi era stato in Germania rientrava e noi che stavamo in Palestina, che l'inglese gli serviva di farci lavorare, allora ci ha tenuto 1 anno di più. Piangeva perché a tua casa 18 mesi io da prigioniero senza notizie. Qua gli arrivava a mamma lì la lettera e a me non mi arrivava. Io mi stavo mezzo diventando matto perché sapevo che qua c'era stato un terremoto, no? Sapete che là è tutti morti, ma può essere che dal paese non ci sta uno che dovrebbe dire, scrivermi a me una cartolina se è morto chi di casa. Mo fra 12 giorni è 63 anni che sono rientrato da prigioniere, il 14 agosto del 46. La parete già va a venire. Verso mezzanotte così stavamo io in Toscana, si chiamava Bagnoli. Dopo 63 anni, lui coglie nome, non si dimentica. Ci eravamo messi vicino a questa piantata di limone, così puntate, che la testa assieme, una girata da qua, una di là. È venuto l'apparecchio, sto braccio. Stava questo fuori da testa, così stava la pancia sotto. Sono sentito una cosa qua vicino, mi sono fatto caso.
sono chiamato Bagnoli quando, perché è cascato in mezzo alla pianta di lui limone, no? E poi vicino al braccio, se mi era pigliato quattro dita più qua, era troncato il braccio, mi accorgo qua vicino. E allora qui Bagnoli, tutta una voce, lei da me, siamo tutti a dovere, perché siamo esposti. 10 metri più là da noi, do morto. 10 metri più là da noi, proprio dove stavamo io, il soldato Bagnoli, non ci ha colpito. Da qua era colpito, da là era colpito. E ci ha tenuto 4 giorni lì. Sto braccio s'era bruciato tutto. Ci ha voluto 2 mesi per pulire tutta la pelle. Se n'era bruciato un dito e io non me ne ero accorto per niente durante i 17 giorni che siamo fatti ad mare per arrivare in Egitto. No? Allora ci porta in Egitto, nel deserto. Abbiamo passato dei brutti giorni. Andavamo scaldi con un paio di mutandine a dorso nudo. Quando andavamo a dormire dentro la tenda dormivamo sopra la sabbia bruciata del sole. Venne l'interprete, era uno svizzero, e ci disse: ragazzi, adesso l'Italia è passata alleata, ha fatto l'armistizio e ci ha chiesto di collaborare con gli alleati, non a combattere, disse. Voi la guerra per voi è finita, soltanto il lavoro abbiamo bisogno. Ed infatti accettammo, mettiamo la firma, andavamo a lavorare, lavoravamo quasi a 60 gradi di calore. Era una grossa, prima era uno stabilimento del cotone. Allora noi dovevamo stare là dentro, stavamo tutti nudi, meno che la mutandina quando appena ci copriva la vergogna. Un calore, allora eravamo tutti bagnati di sudore. Sono stato, dopo che sbarcarono gli inglesi e gli americani qua in Italia, sono stato 16 mesi senza sapere notizie della mia famiglia. Ci ha promesso che dentro 7-8 giorni ti arriva la notizia della famiglia. Arrivò il 7° giorno, mi arriva la prima notizia della famiglia. Pensate voi, quanta gioia dentro di me. La grande gioia mi fece piangere, pure io fosse andato a vedere la mamma. Guarda, la mamma è una cosa che non ci si crede, è il genitore, il babbo. Ma li lasciai soli, avevamo 7 figli, 3 donne e 4 maschi, noi 4 maschi e 4 in guerra. Pensate voi quante lacrime la povera mamma, per 7 anni ha pianto. Mio fratello, l'ultimo di tornare che stava in Australia, 7 anni di prigionia fece quello. Nel 47 ritornò dall'Australia e mi arriva il 7° giorno la prima lettera da qua a casa. Quando io la lessi, rimase tanto tranquillo, perché sapevo che la mia famiglia non era ricevuto fastidio della guerra. E andò bene. Allora io, come lessi la lettera dove c'era scritto, caro figlio, stai tranquillo. Noi abbiamo passato dei brutti momenti, perché è morta la nostra. Io pensavo subito che era morta mamma. Non venne nemmeno di legge, ma mi messa a piangere. Che succede? È morta mamma, gli disse. Allora questo mio cugino prese quella lettera, la lesse e dice: non è figlia che è morta, Maria si chiama, era moglie di mio fratello. E io piangevo lo stesso, perché ci avevano 2 bambini, una femmina nuova e un maschietto. La femmina aveva 4 anni, il maschietto ne aveva appena 2. E mo la povera mamma, oddio, sono stato in Germania, sono stato in Grecia, in Albania. L'Albania sta vicino alla Grecia, ci si vede. Qualche volta ci si vede presidio, così di presidio. L'armistizio te lo voglio.
Questa mi ingregia. Quando fu l'armistizio, il tenente, il comandante nostro, disse: vi devo dire una cosa. Adesso ognuno andiamo dove vuoi. Si può in Italia, ma in Italia non, nessuno, disse. Adesso ognuno va per conto suo. Prima siamo comandati noi. Ma è sparito tutti, gli ufficiali tutti. Fu stato due giorni per voi tedeschi. Era occupato loro. Allora i tedeschi disse italiani, tutti in Italia. Tutti in Italia. Invece in Giappone. Ah, preparate, va, tutti in Italia. Allora mandiamo su treno. Su treno, invece in Italia. E ci portano in Germania, i tedeschi. In un mese prigionieri in Germania. Non è che ci maltrattava, niente. Maltrattava quindi che qualcuno che faceva, sai com'è, capace di parlare, diceva, sti delinquenti ci hanno avuto a pigliare, allora infregava subito. Di carro ponte ci stiamo. Uno stava il tedesco e uno i. La storia era che lì c'era un i e un tedesco. Siamo tutti addomuti. Perché io il tedesco non lo sapevo e io l'italiano non lo sapevo. Non sapevo niente. Uno ti chiede, Pinti Donato, un pezzo di vacca, di una mannezza, e un sacco sotto la guardia di ancora la mannezza, no? Un sacco là sotto, mi fece sfumare qua, mi disse che no. Gli disse, Pinti, chi è trovato? Un pezzo di vacca, qua io ci stava, mi sono acchiappato. Ma quando che non ci vede nessuno, ci mangiamo. Ci scutichiamo. Un pezzo vacca, porca la madosca. Com'è fatto un pezzo vacca? Faccio la madosca. Ti vengo un gol. E allora mi hanno detto, ci scutichiamo, non ecco. Ti vengo un gol. Il disco qua io passavo una fiume. Una volta stavamo sulla donanza e ci stavano di tutti questi ragazzi che facevano donanza dell'Azione Cattolica, no? Allora arriva una e dice, oh padre, gli dice a zia, allora se diceva prende gli dice padre. Oh padre, qua io ho punticino, c'è stato un uomo grosso, col fazzoletto rosso sul collo, no? Dice, è dite che a mo aspetta un cambio comunista, un cambio di tedeschi, e poi dopo gli spara e si piglia un cambio. Perché loro non sanno lì, ci erano due snavi, ma do piezzo del giorno, grosso, ti faceva paura solo a guardare. Allora gli disse, tu vai giù, e gli dice, qua su ci sta prete, dice, vieni su, che ti deve parlare. Allora chi sta venendo su, gli disse, avete fame? E sì, dice, perché non possiamo andare a comprare, perché dice, dopo ci chiappano. Allora dice, venite con me, gli portò a casa, gli dette una pagnotta di pane e una ronza. Mangiarono tutto quello e poi dice, non sapete dove io dormì, mo consegni, lo mandarono a Monestino, che stava una famiglia che tenia questi patrioti, no? Uh-huh. E su ci stettero finché non venì a guerra. E così non ammazzarono nessuno. Non ammazzarono nessuno. E loro furono perché sennò come. Prefetto d'Ascoli, il colonnello Petronio, quando ci fu l'esercito di Badoglio, lui venne qui per sei mesi, stette nascosto a casa della nostra. E infatti di tutte le frazioni della provincia di Ascoli, la prima frazione che ha avuto la corrente elettrica è stata Rocca Casabianca. Perché lui fu il primo prefetto d'Ascoli e per ringraziare i paesani di Casabianca portò la corrente elettrica a Casabianca. Capite? No, mi portò a Croce di Casale da Calvarese. A Calvarese stavo legato. A Croce di Casale mi caricò 24 macchine di motociclette blindate, io stavo a 14. E allora, quando alla strada mi vesti da mammozzo, poi era sporco, come un beduino, 8 giorni. E quando fu la scesa dei rustici, cominciamo
cominciamo a incontrare solare, cavalli, vacche, pecore, barani in russo, allora si chiama barana. E allora questo tedesco, povero ragazzo, dico, quando mi fa fumare la cioccolata, non è che non lo volevo accettare, non mi ingannava, mi si era chiuso l'apparato respiratorio, come si usa dire. E allora, quando quello ti rompe la tenda, si copre, poi scende la sigaretta, ma lo costa il mito da qua, hai visto tu? Io non ho saldato mai questo tavolo nella mia faccia. Ho saldato al centro della strada, fuori la scarpata. Nel frattempo, ferma tutta l'autocolonna e spara tutto verso il mandato io. Allora, io scappavo, era di notte, mi ero messo in 11 e mezza, non portavo anche due veloci, mi ero levato il veloci, mi ero levato la catenina, mi ero fatta la pura mamma. E allora quando mi venne la terra che mi scherzava addosso, io mi vado dietro. Vado dietro e mi messo sotto dove era saltato, sotto l'autocolonna. Piccio di riflettore, capito? A giorno, non scopriva l'autocolonna, ma era illuminata a giorno. E passava i tedeschi, ti chiappava, chi di più anziani ti chiappava e poi ti monte le spare, perché era niente imbriaco, e mica ti potevo fare, quando paura è stata rimessa. Di volte venivano un paio di bisti e la portava via, se no se le portava via tutte. Se portava via. Marito non c'è poi dentro a un fiume perché era un po' biondo. E tanto dopo lo lasciò, io beh, lo portava via. Lui era acchiappato in tedesca. Sì, sì, perché stiamo lungo il mare c'era la ferrovia, stiamo accomodati la ferrovia e il tedesco ci trovava. Dopo c'era una galleria. Andavamo dentro la galleria, se no. Che tiravano i sassi alla finestra e non aprivamo, no? Poi dopo siamo stati costretti ad aprire e a mio padre gli hanno contato questa cosa addosso, mio padre si è messo paura, fate quello che volete. E dopo è venuto su in camera e ha guardato dentro il letto dove dormivamo per vedere se avevamo questi prigionieri, queste persone che allora si rifugiavano nelle case e così. E venivano a guardare così. Poi che è un'altra cosa che passavano tutti quanti, noi eravamo ragazzini, ci davano la scatola dei Simmental, agli alpini, si davamo una penna di oca, avevamo spennato tutte le oca. Praticamente, ma chi gli ha sparato non si sa, perché ancora oggi che storia, si sa non si sa, perché dopo magari le chiacchiere e compagnia bella, ma praticamente il tuo signore veniva da Colle Falgiano a controllare Sala, Scalelli, Liciale e compagnia bella per controllare un po'. So, secondo loro quello che c'aveva, che non c'aveva, se aveva pagato, non aveva pagato, questi qua, siccome poverissima gente, compagnia bella, questo veniva qua per togliere pure quel poco che c'avevano questi, e alla fine si sono messi d'accordo, diciamo, tu qua non ci vieni più, si sono messi lì, e quello qua su non c'è venuto più. È fatto fuori. È rimasto lì, insomma, è rimasto. Quello faceva quell'altro, quello faceva tutto. Tu che fai? Niente, fa tutto chi dice, che posso fare niente. Allora, domani, domani, è il ritaglio di ieri. 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 Allora, domani, è solo un riflesso di ieri. Un'ombra stordita senza alcuna pretesa. We'll be right back.
stato ritrovato, riassunto di uno scarno vissuto, steso in poche pagine, il sentiero preso, percorso pentito obbligato, dei corpi in cattivo stato, dispersi nell'abitudine. Allora, domani, domani, è il ritaglio di ieri. Allora, domani, domani, è il ritaglio di ieri.